Ora la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive, quando vive, non si vede. Vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più. La subisce. La trascina. Come una cosa morta, la trascina. Perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano. S'affannano per farsi, come dicono, uno stato. Per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse noi non la vedremmo, la vivremmo, questa forma, senza vederla. E morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte, senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto. Vedo che non sono mai stato vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro. Perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come io? Questo io? Così? Ma quando mai? E ho nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma aggravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi. Forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia quando
ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti, quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti. Quello che hai fatto resta come una prigione per te. È come spire e tentacoli, ti avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità. Che per quelle azioni e le conseguenze di esse non volute o non prevedute ti sei assunto. E come puoi più liberarti? Come potrei io, nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me? Quale sono per tutti? Quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano? Accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari delle facoltà di legge, ai signori clienti che mi hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così. E non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno, con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno, che nessuno mi veda.